Passiamo al volley. Ieri è iniziato il campionato con due vittorie per le emiliane. Piacenza in casa ha battuto Padova e Modena ha avuto la meglio su Milano. Vediamo con Francesco Tomei. Va sotto 2-7 a 1, annulla un match point, ma infine esulta Modena Volley che batte Milano al tiebreak davanti agli oltre 4.000 tifosi del Palapanini. Inizia benissimo la valsa group, dominando 25-19 il primo set, poi il blackout. Pur senza l'alzatore titolare, l'Allianz prende in mano il gioco e approfitta delle difficoltà dell'attacco giallo-blu, conquistando secondo e terzo parziale con Modena lasciata a 12 e a 21. Palpitante il quarto set, in cui Milano ha la palla per chiudere definitivamente la contesa, ma le battute di Davis Kiba spingono la valsa group al 26-24, che vale il tiebreak, dove il bielorusso è ancora decisivo. Modena si impone 15-12 e conquista i primi due punti della stagione. Vince invece facile Piacenza, anche senza Leal. Ci pensano infatti gli altri due fuoriclasse stranieri, Simone e Lucarelli, a trascinare nei primi due set la Gas Sales contro una Padova troppo morbida e mai capace di dar fastidio nel punteggio. Nel finale di match sale in cattedra anche l'opposto della nazionale italiana Romano. 25-21, 25-19, 25-16 punteggi a favore di una Piacenza che si candida anche quest'anno a una stagione da protagonista.